Bella a tutti ragazzi! Allora, prima di cominciare questo fantastico video vorrei salutare Giulia e mettete un bel pollice in su. Comunque, oggi nel video precedente vi ho mostrato due trousse e con queste due... Oddio. Con questa e l'altra trousse. L'altro video farò un trucco molto semplice. Cominciamo! Allora, per prima cosa dobbiamo prendere dell'ombretto bianco e sparmarlo su metà palpebra. Così, vedete, altro ombretto e spalmatelo. Poi con l'altra parte del pennellino per l'ombretto prendete un colore dai toni caldi, quindi un marroncino, e prendete l'altro mezzo della palpebra. Quindi così. Era tipo una cosa molto tenue, ma che va bene per l'inverno. Otterrete questo qui. Vedete? Io faccio sempre così, così. Così si vede. Poi passiamo all'altro occhio. Prendiamo sempre il bianco come base e lo spalmiamo per tutta la palpebra mobile. Poi ok, ora che abbiamo applicato la base bianca, prendiamo il nostro marroncino, come potete vedere, e lo applichiamo su metà palpebra, su metà, poi sfumiamo verso l'interno dei nostri occhi, del nostro occhio. Vedete? Così. Abbiamo il nostro ombretto. Poi prendiamo il nostro amato piccolo pennellino e prendiamo il blush. Battete sempre e fare così. Sì, lo sfumerete sempre con un pennellino. Prendetene sempre poco perché, come vedo, e zigomatevi. Poi potete anche farlo con le mani. Poi prendiamo un altro, sempre un altro piccolo pennellino e diamo un pochino di colore. Sì, scusate ragazzi, ho fatto. Questo qui lo potete usare anche come cipria, cioè come opacizzante, così almeno non vi resta poi riprendiamo il nostro pennellino per ombretti e illuminiamo la nostra zona. Questa qui, no? Così diamo un pochino di illuminante.
Così almeno la nostra zona occhi. Puntate sempre. Così almeno non vi viene quell'effetto cerone, quindi bianco. Poi passiamo al nostro rossetto, all'applicazione del rossetto. Potete applicare una tinta o un... Quindi io, come vi ripeto, preferisco applicarlo con le mani. Perché mi resta molto, molto più semplice, perché diciamo le mani si scaldano e il prodotto si uniforma molto meglio. Ok, questo è il risultato del rossetto. Intanto devo fare una cosa piccolina, così sfumare il trucco verso l'interno, perché così viene un effetto molto più omogeneo. Vedete? Un rossetto così. È semplice ma autentico allo stesso tempo. Ok, noi ci vediamo al prossimo video.